Nome: Matti. Minna. Corinne. Colore preferito: giallo. Io credo proprio azzurro. Nero, grigio mischiati, sì. Età: 19, come la mia sorella gemella. Guarda che noi non siamo sorelle gemelle, non lo dire in giro poi. Animale preferito: il mio è il leone. Arr! Leone? Sì, il leone. E il mio è il paguro. Il paguro? Il paguro. Ma tu non sai manco cos'è un paguro. Allora un pesce rosso. Coccodrillo, anzi cocco pipistrello. Chi è più intelligente? Io ovviamente. Ehi! Come si permette? Ma parla per te! Infatti, comunque io. Beh, ovviamente io, voi due gemelle non ci capite niente. Quanti animali vorreste avere? Un milione di animali, Matti, un milione di gatti. Io vorrei un gattino rosso, Matti non me lo fa prendere. Minna mi chiede un gatto ogni giorno da ormai un mese. Non ce la faccio più. Noi abbiamo Willy e Piadine e per adesso bastano. Ma come? Non lo so, 50.000 forse, o 4, dipende. Soprannome: il mio è sempre Matti, nel senso il mio soprannome è Matti. Forse prima avrei dovuto dire Mattia, però vabbè, ormai è troppo tardi. Matti. Ninna, sempre Ninna. Ma allora ci siamo fregati da soli. Allora il mio soprannome è Falsa Chiozza. Ecco, esatto. Qual è il vostro sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto è registrare un video di Ninna e Matti sulla luna, ma so che arriverà in un futuro molto lontano. Prometto che ce la farò. Vabbè, il mio sogno nel cassetto è quello di aprire una pasticceria di cornetti carutella e poterli mangiare tutti, e i cuochi dovranno essere i miei gattini. Aspetta, ma cornetti carutella come? Caldi con zucchero a velo. Ah, ok, allora verrò a mangiare subito da te. Costruire un impero. Cibo preferito? Allora te lo dico, dato che le nostre risposte sarebbero scontate, e sono curioso di vedere quello che dice Cori, noi non possiamo dire cornetto canutella e carbonara per me ovviamente, perché sennò io risponderei sempre in quel modo. Quindi ti dico pizza con diavola, cioè non pizza con diavola, la diavola, la pizza diavola, vabbè, hai capito, la diavola insomma. Allora io non lo so più. Come non lo sai più? Non puoi avere solo i cornetti canutella come cibo preferito, ne devi avere un altro di riserva come me. Le patate. Le patate? Mi piacciono tanto le patate. Ma le patate al forno, le patatine fritte, le patatine in busta, le patatine con la pancetta, le patatine con la salsa, col ketchup, con la maionese. Va bene, ottima scelta. Anche col formaggio. Ok. Testa di pesce. Quanti cornetti canutella mangiate al giorno? Matti non me li fa mai mangiare, non li mangio mai. Lo so Ninna, ma io lo faccio per il tuo bene. Troppi cornetti di canutella poi farebbero male alla tua salute, quindi pochi ma buoni. Ma un cornetto canutella al giorno toglie il medico di torno. Non ricordo fosse proprio così, mi sa che era una mela al giorno toglie il medico di torno. Io non li mangio, devo tenermi in forma. Quanti anni vorreste avere? Ottima domanda. Io vorrei avere 2 anni in meno di adesso, quindi non essere troppo piccolo, ma neanche avere quest'età, tornare un po' indietro. No, io vorrei avere sempre 18 anni, tutta la vita, nel senso che sono ancora giovanissima, però posso guidare la macchina e posso... Poi... Ma che ne so, boh, sono maggiorenne, insomma, posso fare più cose, non lo so cosa in realtà. 4 anni è giusto. Sì, io a 4 anni già volavo. Vostro cantante preferito? Allora, tutti quanti sono i miei preferiti. Io adoro i cantanti, adoro la musica tranne Ninna. L'importante è che non sia Ninna che sia cantante. Ma io sono una cantante bravissima. No, questa volta non mi freghi, non ti faccio manco cantare. Guarda, canto io al posto tuo. No, non ci puoi dire. Senti. Crumastu. Cori, chi è Crumastu? Crumastu è un cantante del mio paese, insomma, non è che devo dare spiegazioni a voi, è molto bravo, sono andato a molti suoi concerti. Sapete cantare? Sì, io so cantare benissimo, sono bravissima, dillo che sono bravissima, è che tu non hai l'orecchio d'ascoltatore, perché io so cantare benissimo e lo sa anche Cori che so cantare bene. Ti prego, risparmiati questa volta, non ce n'è bisogno. Sì, certo che so cantare, ovviamente, è una mia dote molto
innata che ho da quando sono piccola. Volete sentire? Ok, cantate la vostra canzone preferita. Matti, è il mio momento. Fammi da microfono, per favore, perché non ce l'ho in questo momento. Certo che pure voi che... Certo che pure voi, ve la siete proprio cercata stavolta. Ok, tocca a me. Applausi. Chi va con lo zoppo? Beh, impara a pedalare. No, ah no no, impara a guidare. No, cos'era? Me lo ricordo più. Chi va con lo zoppo? Ah, impara a zoppicare. Non me lo ricordavo, porca miseria. Non so perché mi era venuto in mente anche impara a volare. Ma non lo so per quale motivo. Vabbè, ma niente. Perché sei stupido. In che senso? Non chi è zoppo? Non lo conosco di persona, mi dispiace. Con chi siete fidanzati? Beh, non lo so. Eh? Hai qualcosa da dirmi? Oppure no, possiamo dire che siamo fidanzati? Siamo fidanzati, però non legalmente. Quindi se vi volete fidanzare con me, chiamatemi, insomma, perché tanto... Ma che vuol dire? Non esiste il fidanzamento ufficiale e il fidanzamento non ufficiale? Come no? Sì, ovviamente con il mio Grinch Grinch, il mio amore, il mio unico amore, il mio... Qual è il vostro sport preferito? Beh, il mio senza dubbio è uno sport in cui bisogna faticare moltissimo, soprattutto con le dita. Giocare alla play. Ah, pensavo dicessi qualcosa di serio. Invece il mio è uno sport dove si fatica di brutto, soprattutto con la mascella. Mangiare cornetti cantella, ho fatto pure la rima. Oh mamma mia, puzzi di mortadella. Questa è stata bella. Sciare, mi piace molto sciare. Sì, noi abbiamo le montagne di slime, sciamo lì, quindi è molto divertente. Ma dove siete nati? Io sono nato in un posto che molti non conosceranno. Si chiama Bracciano. In realtà io sono nato lì, però poi non ho vissuto lì. Ci sono nato e basta praticamente. Ok, interessante. Io invece sono nata dove sono nata, non ve lo dirò, è un segreto. Questo è interessante, provate a indovinarlo nei commenti. E se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale per nuove interviste doppie. Beh, io e Nina siamo nate nello stesso ospedale, quindi se non lo dice lei non posso dirlo neanch'io. Insomma, siamo sorelle gemelle, no? Fate una faccia buffa. La mia è più bella. Può bastare. Ok, così si fa? Salutate. È stato davvero un piacere partecipare. Qui da Matti e la regina Ninna è tutto. Passo e chiudo. Arrivederci. Ciao.